Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. E allora digiuneranno. Il digiuno è una pratica penitenziale tipica della Quaresima. Significa privarci di qualcosa a cui teniamo particolarmente per condividerlo con chi è povero, oppure significa evitare tutte quelle occasioni che ci portano a peccare e a sbagliare. Nel Vangelo di oggi, i discepoli di Giovanni interrogano Gesù sul fatto che i suoi discepoli non digiunano. Gesù rammenta che non possono digiunare perché lo sposo è con loro. Chi è lo sposo? È Gesù, il figlio di Dio. La sua presenza è festa grande come le nozze, evento più festeggiato nell'antichità. Quando lo sposo verrà tolto, dice Gesù, allora digiuneranno. Noi siamo nel tempo in cui lo sposo Gesù è stato tolto. Quindi il digiuno è una pratica spiritualmente feconda. La Chiesa, in questi 2000 anni di storia, ci ha insegnato, guardando anche agli antichi, che la pratica del digiuno fa bene all'anima e mette ordine interiormente. Mi vengono alla mente due esempi dell'Antico Testamento. Il re Davide, dopo aver commesso il peccato di adulterio e di omicidio, capì l'errore compiuto e digiunò perché Dio lo potesse perdonare. La regina Ester, dovendo affrontare il re Assuero per intercedere per il suo popolo che rischiava di essere sterminato, digiunò. Tale pratica spirituale rende forti e capaci di affrontare i pericoli e di riconoscere i propri errori, i propri peccati. Quando si digiuna, bisogna però evitare un pericolo. Siccome digiuno, il Signore deve realizzare i miei desideri, oppure mentre digiuno e osservo la legge posso permettermi di offendere il povero e il bisognoso. Il profeta Isaia, nella prima lettura, a nome di Dio, ci rivolge un messaggio molto chiaro. Il vero digiuno non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti, allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Ecco il vero digiuno che gradisce il Signore: privarci di qualcosa a cui teniamo per aiutare il prossimo che ha bisogno. Signore, in questa Quaresima che è appena iniziata, qual è il digiuno che mi chiedi perché possa fare un cammino di conversione? Oggi è venerdì, giorno di astinenza e di digiuno. Cosa ti offro, Signore?